Un'occasione, quella palermitana, che coincide con la ricorrenza dei 130 anni della fondazione dell'ospedale dei bambini, il di Cristina di Palermo. Numerosi pediatri ed esperti della crescita si sono riuniti per confrontarsi su tematiche di grande attualità che investono l'intero arco evolutivo dell'essere umano, dalla fase neonatale all'età dello sviluppo. Inevitabile quindi parlare di determinati aspetti come quello della nutrizione e della corretta alimentazione, oltre a quello dell'attività fisica ad un corretto rapporto con le diverse realtà con le quali si interagisce, famiglia, scuola, interessi, amici. L'obiettivo resta quello di garantire una vita sana, equilibrata, senza eccessi. Il pediatra è il medico specialista, il medico che deve garantire la salute dei bambini, e questo è un bene della sanità in Italia che noi dobbiamo garantire anche oggi, che con le problematiche di carenza delle risorse che viviamo, perché i livelli e la qualità della salute dei nostri bambini sono molto alti e non possiamo assolutamente permettere che siano messi in discussione da problematiche economiche che possano togliere ai bambini l'assistenza pediatrica, sia nel territorio che in ospedale. Quindi questo è uno dei grandi temi che sarà discusso e che è stato discusso in questo congresso. Poi ci sono le tematiche di prevenzione. Parliamo di educare il bambino e la sua famiglia ad una alimentazione adeguata sul piano della quantità e sul piano della qualità, per lottare contro l'eccesso di peso, contro l'obesità, che sono ormai delle vere e proprie malattie che incidono fino al 25-30% e anche più in alcune aree.